Capogruppo Vignoli, lei chiede che ci sia una maggiore vigilanza per quanto concerne i buoni spesa erogati dal Comune di Pescara. Ci sono state delle domande che hanno destato e destano dei sospetti e lei chiede che vengano controllate e verificate. Sì, mi sono arrivate alle orecchie attraverso i cittadini che qualche famiglia avrebbe dichiarato, avrebbe fatto delle dichiarazioni false all'atto dell'erogazione del bonus spesa per averlo ovviamente. Io ritengo che invece noi dobbiamo rispettare la legge come questa amministrazione sta facendo e quindi non verifica a campione come era stato detto, ma una vera e propria task force che ci permetta di visionare tutte le domande e quelle che hanno, come dire, un indice di caratteristiche rispetto a una situazione di dichiarazione mendace essere sanzionata attraverso la Procura della Repubblica, perché ovviamente chi ha sottoscritto quell'atto si deve prendere le proprie responsabilità. Mi giungono notizie da parte delle zone periferiche della città che ci sono persone che prendono un bel reddito di cittadinanza e hanno ottenuto i buoni, persone invece che prendono poco più di qualche centinaia di euro, il buono non hanno ottenuto. Siccome io sono per il rispetto delle norme e delle regole, è giusto che si faccia chiarezza anche in questo caso, per cui ho scritto al sindaco e agli uffici competenti affinché nei prossimi giorni si attivi, come ho detto prima, una vera e propria task force che verifichi la situazione che mi sta giungendo alle orecchie e che le persone ovviamente vogliono rimanere in maniera anonima. Tra l'altro prosegue l'erogazione di questi buoni da parte del Comune? Sì, non che prosegue, ci si iscrive, poi si vede in base alle risorse e quant'altro se ci sono le disponibilità economiche per soddisfare tutti quanti.